Oh, fra, ma la terza serie del romanzo si fa? La fanno? Ma che fanno? Sono tutti morti. Vabbè, un prequel. Un prequel? Gli proponiamo un prequel. Tu che fai... Libanese, io faccio Ercicoria. Pure Ercicoria, sto bene. Pronti, regia? Vai! Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Piove. Sono Matteo Branciamore. E ho il piacere e l'onore di avere qui con me l'attore, l'amico, il camerata, Francesco Montanari. Ciao, Fra. Ok, detto, scusa, il camerata. L'amico, l'attore, il camerata, sì. No, ma io non sono camerata. Vabbè, è la mia licenza. Ma che licenza? Un po' l'idea del picchiatore fascista ce l'hai, scusami. Ma che stai a dire? Vabbè, comunque, lasciamo stare. Dimmi. Avamo Romano si intervista, no? Ma no, facciamo in italiano. La facciamo in italiano. Ok, va bene. Ecco, grazie. Francesco, come molti grandi devi la tua fama all'interpretazione di un personaggio culto. Sì. Il libanese di Romanzo Criminale, appunto. Che però ti è rimasto un po' addosso, diciamo. Vogliamo fare una cosa, proviamo a lasciarlo definitivamente alle spalle questo libanese, eh? Come? Ti chiederai tu. Facci un ultimo piamose Roma. Qua. Dai, fammi sentire. Gonfia quel cazzo di diaframma e fammi sentire piamose Roma. E poi lo seppelliamo per sempre. Ma no. Dai. Ma no, ma che? Ma dai. No, ma no. Fammi ma sentire una frase, fammi rivivere quei momenti magici. Ma dimmi una frase di Cesarone. Piamose piove, dai. Sei un cucciolo adorabile. Adorabile. Senti, nel tentativo di allontanarti dallo stereotipo del brutto e cattivo, hai provato a riciclarti in commedia, con film come Oggi Sposi, Lucini, o come Non Detto, di Silvestrini, dove interpretavi un allegro travestito. Una drag queen. Drag queen. È diverso. Hai finalmente capito a quale genere appartieni, oppure ti senti un po' modello James Franco? No, eccetera, non credo appartengo a un genere. Faccio l'attore e... Che cos'è? Allora, sedi. Sì. C'è una puzza orrenda. Hai avuto diverse storie da copertina. No. Una tra tante quelle con l'attrice modella Vanessa Esler. Sì. Che tra l'altro vi siete conosciuti sul set del remake di Sotto il vestito o niente. Bravissimo. Sì. Tanto complimenti, perché io avevo visto il film vecchio ed era molto brutto, ma il vostro è molto, ma molto, ma molto più brutto. Avete usato la tecnologia 3D? No. No, non credo che sia stato fatto il 3D. No? No, non credo. Non mi ricordo. Talmente brutto che sembrava in 3D. Senti, però come poi vedi il destino unisce le cose, no? Sì. La bella e la bestia. Ecco, è stato un amore corrisposto da subito o hai usato la droga dello stupro al tuo primo appuntamento? Ma è serio? Dai, per favore. Non rispondiamo a questa domanda. Ma non è che non è una domanda, dai. Era un punto interrogativo finale. Matteo, per favore, dai. Dai, che va in onda sta stronzata, su. Il pubblico a casa è presente, testimone che era una domanda. Te che non sto. Vabbè, sviamo. Senti, non è per fare paragoni, ma Pierfrancesco Favino, che come te rientra in quella categoria di mascolinità beer... Ma che da orso, ma che poi, ottiene ogni genere di ruolo, da Padre Pio al Canaro. Perché, secondo te, ai piani alti della Rai, nella Tana delle Tigri, continuano a non vederti giusto per dei ruoli da martire o da salvatore di ebrei? Sarà per quella tua faccia da riscossione crediti? Tu stai un po' esagerando, ma... No, dimmi tu come la vedi. Io già sono nervoso oggi, non mi provocare, perché poi mi dà fastidio. Riscossione crediti? O sarà per quel piamose Roma? Indubbiamente. Vuoi la brocca addosso? Addosso magari no, perché è un po' umido la sera, magari. Un po' umido, vero? Quindi vai avanti, dai. Comunque, il fatto qual è, Francesco? Che obiettivamente siamo di fronte a una situazione dove nei piani alti della Rai hanno quest'idea di te. E non ti puoi nervosire per questo motivo. No, anche perché io ti farei fare tutti i tipi di ruoli. Certo. Non lo so, ma è un problema di età. Sono giovane, ho 30 anni, forse è quello. Non esistono santi di 30 anni, forse, non lo so. Mi piace il tuo ottimismo. Senti, hai visto la serie Gomorra? Non tutta, sì. Bella, molto bella. Tirate un po' al culo per Ciro l'Immortale, eh? Perché? Beh, dai, a te ti hanno seccata la prima serie. Niente adeguamento di contratto, niente soldi in più degli sponsor. Ti sei beccato un bel Francesco, affido il film e ciao. Ma no, che c'entra? Era giusto che il libanese morisse lì. Quindi va bene così? Beh, sì. Tu quante serie hai fatto, Cesare? Cinque. Cinque, sì. E infatti, voglio dire, economicamente parlando,
sei qui con quei mocassini a fare col... con una bella jacuzzi in giardino, sì. Dai, non mi fare incazzare, per favore, io sono molto suscettibile. Mi piace questa cosa. Io adesso mi alzo e ti ammazzo. Ed è con grande delusione che devo chiudere la puntata. Sì. Guarda, sei fortunato perché adesso finisce tutta la brocca addosso a te. È stato un onore e un piacere, sì, avere qui con noi a Piove, sì, l'attore, sì, libanese, non Francesco so. Montanari. Io sono italiano. È stato un vero piacere. Grazie, Fra. Sì, vai a cagare.